La vittoria di Trump negli Stati Uniti non è una sconfitta per i lavoratori. Si può leggere una posizione molto diffusa nella sinistra, e cioè il fatto che l'elezione di Trump rappresenti una sconfitta per i lavoratori e per le minoranze sociali degli Stati Uniti d'America, e indirettamente per i lavoratori del mondo intero. Diciamo subito, al contrario, che la principale responsabilità della vittoria elettorale di Trump incombe sui leader sindacali e popolari americani che continuano ad appoggiare il Partito Democratico, che nulla ha a che fare con i lavoratori e con le minoranze oppresse degli Stati Uniti. Il Partito Democratico, come quello repubblicano, è sempre un partito dei capitalisti americani. Perciò il risultato delle elezioni non deve essere interpretato come una sconfitta della classe operaia, dei lavoratori, delle minoranze, ma piuttosto come una sconfitta dei leader del movimento operaio nero, ispanico, americano, che hanno appoggiato il Partito Democratico. Questi leader, come quelli della potente centrale sindacale AFL-CIO, hanno speso i contributi dei lavoratori per finanziare quel partito, un partito di miliardari, inserito nei gangli del potere finanziario, militare e industriale ai più alti livelli. Un partito che non è stato in grado di attuare alcuna più piccola riforma a favore della popolazione, ma al contrario ha fatto lievitare i budget di guerra, ha aumentato gli impegni militari degli Stati Uniti in accordo con i repubblicani, e non parliamo della questione razziale o della questione sanitaria, dei bassi salari, delle condizioni di vita e sicurezza nei quartieri popolari e così via. Tutto questo ha determinato una perdita di voti pari a circa 10 milioni, mentre Trump ha sostanzialmente mantenuto il suo elettorato. D'altra parte, la classe operaia americana è composta da 160 milioni di lavoratori ed è priva di una rappresentazione politica indipendente. Non esiste un partito dei lavoratori negli Stati Uniti. Eppure, i sindacati, con oltre 10 milioni di iscritti, potrebbero gettare le basi per la sua formazione. In questo senso, nei sindacati oggi ci sono diversi movimenti e prese di posizione, ma la direzione generale di queste organizzazioni non è quella di aiutare i lavoratori e le minoranze a costruire una propria rappresentazione politica indipendente. Per questo, la sconfitta della Harris significa che i lavoratori americani rifiutano la politica di sottomissione ai partiti di Wall Street, come è quello democratico. Da questo rifiuto potrebbe nascere qualcosa di buono, di veramente indipendente. In ogni caso, è ciò di cui i lavoratori, i neri, le minoranze americane avrebbero davvero bisogno.